Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Sabato abbiamo parlato di un nuovo capitolo della storia azzurra che non può fermarsi. Oggi un'altra bellissima giornata, uno dei più grandi monumenti della storia è tornato finalmente a casa. Con queste parole, ieri, il presidente della FIGC, Gravina, ha presentato Gianluigi Buffon, ritirato da qualche settimana, come nuovo capo delegazione della nazionale italiana. Passiamo al mercato estero. Sergio Ramos è atterrato a Siviglia ed è il nuovo giocatore della squadra andalusa. Jovetic invece ha firmato per l'Olympiakos, mentre Kamil Glik è tornato in Polonia, precisamente alla Craiova. Passiamo alle auto. Simone Faggioni sulla norma M20FC Zitec, ufficiale equipaggiata con i pneumatici Pirelli, ha vinto la 65esima edizione della Monte Enris. Il fiorentino della Best Lap ha conquistato alla gara trapanese il suo titolo numero 17 come campione assoluto italiano di velocità in montagna. Rimaniamo sempre con l'ambito dei motori, con una lieta notizia ma anche una sfortunata notizia, ovvero Elea Bastianini è stato operato al secondo metacarpo della mano sinistra ed è al malleolo della caviglia sinistra, fratturati dopo durante la caduta al primo giro del Gran Premio di Barcellona. Il Centauro salterà Misano, India e Giappone. Passiamo alle due ruote, però senza motori. La prima e la seconda tappa sono state vinte da Olav Kogi della Jumbo Visma, che quindi è il dominatore in questo momento del Tour of Britain. Ieri, nella seconda tappa, giunta sul traguardo di Wrexham, ha battuto Danny van de Poppel della Boransgro e il compagno di squadra della Jumbo Visma, quindi di Kogi, ovvero Wout van Aert. Il 21enne atleta olandese della squadra gialla, che sta dominando anche la Vuelta di Spagna, dove oggi ci sarà la decima tappa dopo il giorno di riposo di ieri, è il leader della corsa britannica. Kogi in questo momento inarrestabile. Passiamo agli US Open. Carlos Alcaraz accede ai quarti di finale grazie al successo in 3 set contro il nostro Matteo Arnaldi, un punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Jannik Sinner invece deve dire addio agli US Open a causa della sconfitta contro Alexander Zverev con i punteggi di 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3. Match molto intenso e molto lungo. Passiamo al WTA. Arina Zabalenka sconfitta agevolmente la russa Daria Kasatkina con il punteggio di 6-1, 6-3. Nel derby invece americano tra Madison Keys e Jessica Peruga è stata vinta da Madison Keys con un netto 6-1, 6-3. Dopo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, anche Daniil Medvedev si è qualificato ufficialmente all'ATP Finals di Torino. Passiamo alla pallavolo. L'Italia ha battuto la Svizzera 3-0 per la quarta vittoria consecutiva per quanto riguarda il torneo europeo. 25-19, 25-23, 25-15 i parziali. Mercoledì la nazionale affronterà la Germania nell'ultimo impegno della fase a gironi. Dopo la delusione dell'Europeo femminile, la squadra si appresta a ritrovarsi per quanto riguarda il preolimpionico e nel girone il CT Davide Mazzanti non ha convocato Paolo Enoglu. La spiegazione è stata data alla federazione per una scelta concordata. Passiamo al basket. Il cestista serbo 25enne Boris Simanic è stato operato d'urgenza per la rimozione di un rene dopo essersi infortunato durante i campionati del mondo di basket in Asia. Infine, a Brescia, con la passione quindi all'atletica, Roberta Bruni ha realizzato una buona quota di 4,73, migliorando di un centimetro il primato nazionale stabilito nella scorsa stagione a Rovereto, che era di 4,72.